Questa mattina siamo qui nel palazzo della città per presentare la nostra giornata mondiale. È una giornata molto importante e è stata indetta questa manifestazione dalle 9 del mattino fino alle 19. Saremo sul lungomare Trieste, quindi antistante, nella piazza antistante alla Camera di Commercio. Perché questa manifestazione? Vogliamo dare voce alle donne, alle tante donne che vivono ancora oggi un percorso nascita che in Campania certamente non ha raggiunto degli obiettivi di salute positivi. Questo è dovuto ad un aumento dei tagli cesari immotivati, è dovuto anche alla mancanza delle ostetriche, abbiamo poche ostetriche, e sicuramente anche alla cattiva informazione che hanno le donne rispetto alla gravidanza e al parto. Il parto e la gravidanza non è una malattia, quindi nell'ambito della gravidanza fisiologica noi informeremo le donne con delle brochure in cui potranno avere e potranno leggere i diritti, in base ai loro diritti, le leggi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cosa chiediamo alle istituzioni? Una partecipazione attiva a migliorare i percorsi di salute. Anche il presidente della regione, il dottor Vincenzo De Luca, è in accordo praticamente a migliorare i percorsi assistenziali, e noi siamo qui proprio per insieme per migliorare quest'ambito della salute delle donne, delle coppie e dei bambini. La donna, per essere informata, a chi bisogna rivolgersi? La donna, per essere informata, può rivolgersi anche al collegio. Il collegio ha aperto un sito che si chiama proprio Per le Donne, dove potranno trovare tutto quello che serve per sapere cosa vivono e come possono avere una migliore assistenza. Una richiesta molto importante che noi faremo è proprio quella di riconvertire. Oggi si parla tanto della possibilità di chiudere alcune ostetrici ginecologie. Però credo che alla base ci debba essere una riorganizzazione. Si potrebbero trasformare in case maternità, dove la donna può vivere a proprio agio e secondo le regole della salute il percorso nascita, che è assolutamente in continuità con l'allattamento al seno, cosa che qui, soprattutto al sud, non è molto in linea con i risultati e gli esiti di salute. Molte donne vivono la paura dell'allattamento e prendono i latti artificiali. Non è questa la salute del neonato, dobbiamo dare il latte delle donne, il latte delle mamme. Rappresento il comitato Nascere a Salerno, che si è costituito in questo mese presso i locali del SISAF Salerno, che ci supporta. Donne, madri e le coppie si sono incontrati affinché il parto non venga considerato un evento medico, ma che sia fisiologico e naturale, e quindi verso una demedicalizzazione dell'evento nascita, affinché le donne si riprendano la loro figura, che è quella centrale su un parto appunto fisiologico e naturale. Per questo il comitato si farà portavoce, vuole diventare un interlocutore con le istituzioni e con tutti i professionisti che ruotano intorno alla nascita, ostetriche, ginecologi, istituzioni sanitarie, affinché le informazioni realmente siano date alle donne, affinché le donne possano avere i loro piccoli accanto al momento della nascita con la pratica skin to skin. E già adesso, grazie alla Presidente del Collegio delle Ostetriche, Carmen Muccione, ci saranno in questa settimana due giornate dedicate a temi legati appunto a parti non violenti, e noi saremo ospitate sabato 21 presso gli stand che saranno allestiti a lungomare.